Ciao, ciao a tutti, rieccomi di nuovo. Sono mancata una settimana e va bene, oggi in jeans, una maglia in jeans un po' stropicciata perché non l'ho stirata, l'ho presa ora dall'armadio. Cioè, da fare il cambio dell'armadio, potrei farlo anche con voi, un video perché ora è raffrescato tantissimo a Firenze. Wow, io adoro questa arietta bella fresca, non ne potevo più del caldo e dell'estate, anche perché mi sono sciroppata tutta l'estate in casa, quindi la Sunny si è presa un attimo di riposo perché innanzitutto esco tutti i giorni un po' di più e c'avevo un pochino più da fare. Poi siccome c'era tantissimo vento, che mi ha rotto, avete visto il vetro della finestra di cucina. Poi continuava a esserci sempre vento. Quindi ho cercato di sistemare la finestra. Poi, siccome continuava a esserci vento anche in sala, non volevo rifare il bis di un altro vetro rotto. Quindi l'ho pulito tutto per bene, eccetera. E poi ho pensato di cambiare un po' a disposizione dei mobili della sala, cioè più che altro ho spostato il divano, l'ho messo vicino alla finestra, così se c'è tanto vento io posso metterlo sparato proprio contro il vetro, cioè ho tempo di mettere il divano e spazio di mettere il divano contro il vetro. Poi dopo vi farò vedere il cambiamento che ho fatto, come l'ho messo, eh. Poi cerchiamo di parlare del più e del meno. Scusate, ma c'ho questa luce qui sopra, sembra di avere l'illuminazione sopra il mio capo, tipo santa. Comunque, a proposito di santa, allora continuate a riempirmi poi di dislike e secondo me trollate perché cioè, si arriva veramente un po', cioè io sopporto dislike, sono anni e anni che ho sempre, sempre, io dico non c'è stato un video in cui non mi abbiate messo dislike, io posso sopportare, non è che sclero, non sono una bimba minchia che va ancora a scuola e sclera se non c'hai like, per carità, tanti tanti, 100, 200 like. Però insomma, vedere sempre i video riempiti di dislike, sì, e poi mi dite sempre i soliti discorsi, te li meriti, che video sono questi? E anche per questo, insomma, viene anche un po', cioè comincio un po' a scocciarmi, insomma, di fare i video e vedere che non sono apprezzata in nessun video. Ora tira via una decina di video, ma su 1000 video neanche uno, tutti dislike senza aver fatto nulla di male. Sinceramente mi comincio un po' a scocciare, ecco. Comunque saluto William Sir, che è un nickname, però non voglio neanche dire chi credo che siano, basta. È un nickname, va bene, William Sello, saluto e vabbè, sono di nuovo qui, sto bene di salute, sto benissimo, se non altro con questo fresco sto molto meglio, quindi aspettate un attimo, eh. Scusate, avevo il solito braccio che poi vabbè, c'è il solito mascherato che continua a nominarmi. Che si fa? Avevo detto non nominatemi più nei video, è sempre i soliti discorsi, brutta, maligna, cattiva, l'anima nera. Allora, nessuno cattolico che crede è puro. Ora a proposito della luce, non sono né figlia della luce né una santa. Sono una donna, non sono una santa, infatti, sono una donna. Ora, però, proprio l'anima nera nera. Certo, l'anima pura non ce l'ho. L'anima pura che avevano santi, martiri, perché le persone da ricordare, e qui bisognerebbe citare Papa Francesco, non è l'Emma Bonino che lui mette, che ha praticato non so quanti aborti, ma sono i santi che sono le persone
erano pure, pure, non facevano neanche un peccato. Io che anima ho? Ho l'anima colorata, un po' gialla, un po' verde, un po' rosa. Ora diciamo so l'anima dei colori dell'autunno, vai. Si va dal giallo all'arancione al rosso, ora proprio nera, nera, spero di no. Però non l'ho pura, questo no, questo no. E io posso anche dirvi, peccati che ricorro perché un cattolico, insomma, che crede in Gesù, nei suoi comandamenti, non dovrebbe, è vero, i peccati, i cattolici, i peccati gravi non li dovrebbero fare. Io ricorro a volte in peccato anche mortale, allora a volte non vado in chiesa, ma spesso ho. Perché non mi sento bene di salute, non è detto di avere la febbre, potrei anche essere indisposta alle cose di donne, oppure proprio mi sento giù, cioè non mi sento bene, oppure c'è un clima, magari piove talmente a dirotto, io essendo a piedi non me la sento, faccio un esempio, se no in genere cerco di andare in chiesa. Altri peccati sono il peccato d'ira, purtroppo, che è uno dei più gravi peccati, perché mi dovrei arrabbiare di meno, dovrei a volte, vedi, a volte mi arrabbio, dico cose che non dovrei dire, forse in questo dite che io sono cattiva, cercherei, cioè è vero, io sono latina, sono italiana e mi arrabbio, non sopporto le denigrazioni, ecco quello e allora. Veramente non sopporto quando mi offendete. Io guarda, visto, reggo anche un cugino Luca che continua sempre, sempre a criticarmi su tutto, ma lo fa apposta, è nato, cioè diciamo è un fake nato per prendere in giro il mio canale, prendere in giro me, a volte anche il mio canale, eh. Quindi io lo sopporto anche se a volte gli vanno i commenti, cugino Luca, oggi ti saluto visto che mi stai riempiendo, ma va bene, va benissimo, i video di commenti. Però non mi venire a sclerare, io mi arrabbierò di meno, ma tu non mi venire a sclerare se io levo alcuni tuoi commenti. Non mi piacciono i commenti quando denigrati sul canale. Tanto non, già sono piena di dislike, non c'è bisogno che spammate male, dite a tutti il canale della Sanni, che ho 2 anni, ditela, invece sto anche aumentando abbastanza di iscritti, non ve li faccio ancora vedere per scaramanzia, insomma, perché tanto se no, anzi dico, voglio dire anche poco. Però se mi continua a dire male del canale, io levo quei video, cioè quei commenti lì, inutili. Cercate di fare commenti un pochino intelligenti, insomma, se è possibile. Allora, la storia è sempre dei fake, va bene, basta, dite, sei piena di fake. Allora, i fake tanto sono le solite persone. E che vi fate fake? Può andar bene, certo, magari prendere sempre le mie foto non è il massimo, però non vi dico più nulla. Prendete la mia foto fatta uomo, fatta catwoman, fatta. Oh, io, vabbè, insomma, fate quello che cavolo volete. E che vi devo dire? Non mi fate un clone uguale identico al mio, no, perché se no le persone mi scambiano, cioè scambiano il clone per me, no? Come avete fatto anche con Mauri, eccetera, eccetera. Dunque, un altro peccato, andiamo avanti. Peccato d'ira, a volte ho anche dato accidenti a quella persona, cioè a volte succede. Dice che vada a morire, sia Don Leonardo, e vada a morire ammazzato per la fede. Ecco, allora si può dire, a sorta di martire, no? Che vada a morire ammazzato per la fede, perché lui è romano, no? E intanto anche lui, no? Vabbè, e si capita, i momenti di ira, purtroppo noi italiani, bisognerebbe essere tedesche, svizzera, degli svizzeri, eh? Di quelli di Svizzera, della Svizzera tedesca, però, eh?
non della Svizzera tipo Lugano, perché se no già siamo un pochino troppo italiani, ci vuole la Svizzera, quella proprio tedesca tedesca. Dunque, magari essere in Svizzera, eh sì, voi state al confine parecchi e mi piacerebbe, infatti ci pensavo in questi giorni, mi piacerebbe tantissimo andare in Austria, in Germania. In Svezia, mi piacerebbe andare a vedere la Svezia. E diciamo, voglia del freddo in questi giorni. Mi è venuto voglia di bosco, di autunno, colori autunnali, bosco, foreste. E quindi c'è l'Oktoberfest, mi piacerebbe tantissimo andare a vedere come sta la Germania e l'Austria, e tanto la Baviera che adoro, e tanto che non ci vado, e non è vero come dice il mascherato, e non mi sono mossa da Firenze. Oh, altre scemate, che dice? Perché ho girato Germania, Austria, Francia, Belgio, Lussemburgo, mi sembra. Poi sono andata in Danimarca. Sono andata in Spagna per 4 volte, Barcellona, Tarragona, il Català, dove parlano il Català. Poi je parle français, ich spreche Deutsch, poi come si dice? I speak English. Sì, mi piace tantissimo poi imparare tante lingue. Zie, vuol dire grazie in cinese. Ni hao, ni hao ma, come stai? Ni hao ma, zie. Ok, mi piace imparare le lingue. Ho girato quando ero ragazza, adesso magari girare, cioè mi fate ridere. Ma se non ho più un uomo che mi fa girare con l'auto, oh, dove può? Oh, pane, pane, vino, vino, mi manca l'uomo che mi fa girare con l'auto, va bene, Sani Fiorentino, scrivilo, eh? Oh, scrivilo in carta bollata. Io sono Sani, come dici, mi manca l'uomo che mi fa girare con una bella auto. In tutti i posti, in tutti i mari, in tutti i luoghi, eh? Vabbè, un altro peccato che faccio, vabbè, oh, scusate, un altro peccato è di non essere pura, di non avere il corpo puro puro, il nostro corpo è tempio di Dio, e vabbè, un po' il peccato, diciamo, di lussuria, insomma, ok? Dice il sesto comandamento. Sorvolando sui particolari dei peccati di lussuria, è meglio non dire per bene, e vi faccio vedere adesso come ho messo la sala. Allora, qui ho messo questo qui, era un vaso che c'era, non mi ricordo, c'erano le albicocche sciroppate, le pesche sciroppate. Ora ci ho messo i cioccolatini, qui ci ho messo il potpourri, diciamo, e sopra ci sono i cioccolatini, vedete? Qui sono cioccolatini russi, vedete? Guardate che bei colori, che fanno anche colore. Poi ci ho aggiunto un nastro blu, e poi ci ho comprato un vassoino da 1 euro e qualcosa dal cinese. Questo vabbè è un vassoio, vabbè, per quando sto sul divano a prendere pasticcini e caffè. Ecco, un altro mio peccato è di essere un po' troppo golosa. Invece i veri cattolici dovrebbero fare digiuno, eh? Almeno 2 volte a settimana dovrebbero mangiare meno. E questo è un... Poi ecco, ora non guardate il divano, mi sono messa a sedere prima e c'è un pochino da rimettere qui. Allora, vedete, questa qui, questa lampada, l'ho spostata perché era qui. Era qui, per ora l'ho spostata qui perché voglio avere la finestra libera. Perché vedete, cioè praticamente questa finestra mi dovrebbe chiudere tutto fino, cioè questo deve diventare verticale e invece non è. Non, è un po', non lo so se è da oliare.
rimani fino a qui. A che cosa vuol dire? Che sembra chiusa, ma in realtà se non fa tutto il giro completo, vedete, ora non la voglio sforzare, mi arriva fino a qui, la finestra non è completamente chiusa e quindi quando c'è tanto e tanto vento, cosa succede? Che la finestra si apre e poi fa corrente con l'altra di cucina e poi si spaccano i vetri. Quindi anche questa è ben salda, ma non mi chiude bene. E poi c'è questi qui che funzionano, però sono un pochino rotti, ora vanno cambiate anche queste, sono un po' vecchie, ma a me no, anche qui mi ci vorrebbe un uomo che mi faccia sti lavori, altro che l'uomo per fare l'amore, ci vorrebbe ma l'uomo per fare lavori, scusate se non sono molto romantica, insomma ecco questi sono stati i cambiamenti che ho fatto, avete capito? Benissimo. E poi ci ho aggiunto queste stelline, vabbè, così. Ci si avvicina anche a Natale, alle feste, comunque sono stelline colore dell'autunno, vabbè. Finire, vi volevo dire che ho messo il divano qui proprio perché se c'è tanto vento, io sposto il divano e lo metto tutto contro la finestra. Ora non sto a spostarlo, non so se avete capito. Questo divano qui lo metto completamente alla finestra per fermare il vento, diciamo. Se rischia la finestra di spalancarsi con il vento, metto questo divano così spero di fare il meno danni possibile. Quindi prima c'era quella lampada lì che rompeva, invece ora l'ho levata, così sto un pochino più sicura. Se no io non posso fare, c'era la guardiana del faro, io non posso fare la guardiana del vento, capito? E poi qui cosa abbiamo? Vogliamo vedere che libri ho? The Tattoo Series, Oltre il Destino. Questo, guardate cosa sono. Però si vede poco. Questi qui è il libro della storia di tutti i papi, fino a Papa Wojtyla. Questo è il libro delle fate. Poi qui abbiamo un essere un'incognita. Poi Osho. I libri del fiore d'oro. Questo è di Osho. Poi qui abbiamo Auschwitz. Guardate un po'. Ero il numero 220543. Poi guardiamo, questo è il Signore degli Anelli. Questo qui di Tolkien. Che poi sono tutti libri e non sono miei. Io ho letto solo questo qui. Io ho letto solo il libro di Papi. Ho letto solo questo qui, beh, non si vede, L'onda perfetta di Barnaben, beh, questa è la pala magica, questa è la maschera e questa è una bottiglia. Vi faccio vedere una cosa, che è? Questo, lo vedete? No, si vede un po' buio, scusate, ma si vede un pochino buio. Questo è un castello, l'ho preso da San Marino tanto tempo fa. Questi, quindi, guardate se sono stata in Germania e in Austria, carini, che poi addirittura questo non è Germania e Austria, questo dovrebbe essere del Lussemburgo, mi sembra, vedete? Queste sono scritte, aspettate, se, dove c'è scritto Mondorf, Dietrich, di Vianden, eccolo, guardate, ecco, qui c'è scritto Lussemburg, vedete che ci sono stata, cari signori, quindi non è vero che non mi sono mossa da Firenze, questo invece, apriamo, questo invece è il ricordo della Spagna. Vedete? Questo qui, oh, scusate il buio bestiale. Vedete? Ora ve lo faccio vedere. Ci sono le nacchere della Spagna.
E questa è una chitarra spagnola Sangria, vedete? Aspetta, si va più vicino, guardate il cappellino spagnolo. Questi sono tutti i ricordi dei miei viaggi. Scusate la luce che fa completamente schifo oggi. Poi vi faccio vedere, per esempio, anche questi, vedete? Anche questi sono ricordini di quando sono andata in montagna, vedete? Il cervo, che poi non mi ricordo neanche in che posti, eh? Ecco, per dire. Poi vi faccio vedere un'altra cosa. Ora vi apro. Qui c'è tutti, vedete, questi sono i vini spagnoli. Questo guardate, che per il mascherato che dice che non ho figli, questo era la bomboniera del mio bambino, ci sono addirittura ancora i confetti anni 90, pensate un po', non l'ho neanche aperto, è proprio un ricordo, guardate, e voi che siete alcuni ragazzi che siete degli anni 90, l'avevate voi le bomboniere, quale bomboniere vi ha fatto vostra madre? Io gli ho fatto questa al mio piccolino, il mio fagottino, lo chiamavo. Poi abbiamo tutti questi vini qui, guardate quanto beve la Sanni tra bicchieri e vi. Ora vi apro qui e la miseria, è neanche il mic. Finita tutta la varia panoramica dei mobili, dei libri, dei liquori che io non bevo neanche la birra, ne bevo pochissime e comunque a me mi piace tantissimo la birra irlandese, quella scura. Sono golosa di dolci, quello sì, però non bevo, quello no, sinceramente, perché poi mi fa subito male a me, cioè. Io non so come fanno a bersi lattine e lattine di birra, perché a me basta, guarda, un sorso così, vado giantilte, quindi. Vabbè, oggi sono figlia della luce anch'io, eh? Di un'altra luce, però, scusate, eh? La mia è la luce di Dio, la vostra non lo so. Ah, finisco con un po' di panorama di terrazze e intanto vi saluto. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. 21 di settembre alle 19:35. Siamo vicino all'equinozio d'autunno. Il clima si è molto raffrescato. Guardate che colori, che cielo che c'è. Incredibile, è bellissimo. Guardate che sfumature. Sembra una tela di un pittore. Queste sono tutte le luci. Avviciniamoci. Notte di note, notte di notte di luna che voglia il can. La 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 notte di notte, notte, notte di notte. Bello, veramente bello. Le mie piante al buio sono tutte grigie. Sono tutte nere le mie piante al buio. Le giornate si sono accorciate. Notte di notte, notte di notte, tesa come pelle di tambur. Qui, in questa notte di luna, questa è l'altra terrazza, l'altro balcone. Qui sempre le piante, tutte al buio. Notte di notte, notte di notte. Ciao, ciao, ciao.